Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. In apertura parliamo dell'inchiesta Rigopiano, l'inchiesta che sta portando avanti degli interrogatori proprio in questi giorni, in particolare questa mattina a sfilare in procura è stato l'ex sindaco di Farindola, Antonello De Vico, che è indagato assieme ad altri sindaci della località Vestina proprio per la Slavina Killer che ha procurato 29 vittime lo scorso 18 di gennaio. Indagati anche il sindaco attuale Ilario Lacchetta, un altro ex sindaco Massimiliano Giancaterino che è già sfilato in procura. Come detto, stamani è toccato ad Antonello De Vico e allora noi possiamo collegarci con il Palazzo di Giustizia dove si trova il nostro Paolo Renzetti che ci racconta com'è andata. Peraltro lo stesso De Vico dopo l'interrogatorio si è a lungo soffermato con i cronisti. Paolo, a te il buon pomeriggio. Sì, grazie Andrea, buon pomeriggio dal Tribunale di Pescara. Hai detto bene, il primo ad arrivare questa mattina qui a Palazzo di Giustizia è stato l'ex sindaco di Farindola De Vico, che ha risposto alle domande del procuratore capo di Pescara Massimiliano Serpi e del PM di Pescara. Ha risposto per oltre 2 ore e mezzo alle domande degli inquirenti, un interrogatorio lungo in cui De Vico ha parlato in maniera dettagliata di questa vicenda che lo ha riguardato proprio perché il piano regolatore era stato presentato proprio nel periodo in cui lui era, lo ha detto anche nell'intervista, primo cittadino di Farindola. E all'uscita dal colloquio con i magistrati De Vico ha rilasciato un'intervista ai giornalisti e dunque se la regia è pronta possiamo andare ad ascoltare le parole dell'ex sindaco di Farindola. Voglio dire che il piano regolatore abbiamo documentato, se fosse stato approvato, avrebbe consentito all'articolo 35 delle norme tecniche di attuazione il completamento e la trasformazione per quanto riguarda le strutture alberghiere esistenti. Quindi avrebbero fatto di più col piano regolatore approvato. Gestire la neve a Rigopiano, i pescaresi hanno dimostrato di non esserne all'altezza, per sintetizzare. Dei gestori potevano con più buonsenso adottare delle misure. Io suggerivo un gatto delle nevi in luogo delle maestose stanze d'Annunziano, per dire, buonsenso, però rimane l'apprezzamento infinito alla famiglia Del Rosso per quello che ha fatto e anche per come lo ha pagato, anche in termini oggi di vicenda giudiziaria nella quale spero tutti possano dire la loro, nonostante ci siano delle evidenti responsabilità che ho detto in premessa, madre della regione. E quando parlo di regione mi riferisco, avendo esperienze di politico e di amministratore, al distinguo tra le responsabilità gestionali e quelle politico-programmatorie. La politica e la programmazione, la regionale ha elaborato una legge, quella legge è rimasta lì nei cassetti, quella sì, non il nostro piano regolatore. Però io quello che ha costituito la commissione prevalente, l'ha riunita in più anni e quindi abbiamo fatto tutto il nostro potere. Risulta agli atti, è evidente che non si è riunita più perché quando si è riunita da me nel 99, da me nel 2003, con Giancaterino nel 2005, in conseguenza di un corretto virtuosismo della prefettura che annunciava l'opportunità di riunire la commissione antivalanghe. La forestale che segnalava un rischio 3.4, noi lì abbiamo fatto il nostro dovere. Dal 2005 non c'è più nessuna segnalazione da parte della prefettura e da parte della forestale, che ricordo a Farindola in termini di responsabilità, la forestale è presente storicamente con una caserma con 5 persone, a una sequenza di 4 scosse nel giro di 2 ore superiore a 5 gradi. Documentatemi voi o documentate l'opinione pubblica se la riscontrate in altri sciami. Di quelle 4 scosse nel giro di 3 ore, superiore al quinto grado fino al massimo di 5.5. Secondo Adamoli e secondo Mario Viola e secondo noi è stato un evento eccezionale per intensità e per combinazione. Fermo restando che
che lì su il rischio c'era, ma credevamo, la nostra consapevolezza onesta era di saperlo contenere con la commissione di Valanco, la chiusura delle strade sistematica che avveniva. Una carta dei rischi avrebbe fatto la differenza tra quella nostra parziale conoscenza ma autorevole e quella dei professori del giorno dopo, un po' troppi, un po' tanti e anche fastidiosi, soprattutto perché parliamo di cose molto serie. Quindi c'è un detto, dicevo, in cui chi poco sa presto parla. Il buon senso, non lo dico tanto al mio giovane sindaco che mi dispiace un mondo perché in quei giorni scavava neve a destra e a sinistra pensando di meno all'uso d'annunziano di Rigopiano. Dispiace oggi che debba rispondere. Il buonsenso doveva stare più in capo ai gestori dell'albergo, che sapevano e potevano rinunciare a una settimana di guadagno. Queste dunque le parole dell'ex sindaco di Farindola, Antonio De Vico, dicevamo prima ascoltato in qualità di ex sindaco, e si è parlato proprio di questo piano regolatore, come dicevamo anche prima, che era stato presentato proprio sotto l'amministrazione De Vico. Abbiamo anche ascoltato le altre parole, uno stralcio della lunga intervista rilasciata dall'ex sindaco, che ha chiamato in causa anche altri e ha parlato comunque di una tragedia ancora viva in tutti i farindolesi. Dopo De Vico è stato il turno di Carlo Giovani, all'epoca dei fatti dirigente del servizio prevenzione rischi della protezione civile regionale, accompagnato e difeso dall'avvocato Vincenzo Di Girolamo. Carlo Giovani è rimasto in procura pochi minuti e poi, per quello che siamo riusciti a sapere, Andrea, avrebbe consegnato ai magistrati una memoria. Dopo pochi minuti Giovani, accompagnato proprio dal suo avvocato Vincenzo Di Girolamo, ha lasciato il tribunale di Pescara. E poi è stato il turno di Sabatino Belmaggio, assistito dall'avvocato Leonardo Cascere. Belmaggio, che prima e dopo la valanga di Rigopiano ricopriva l'incarico di dirigente della regione al settore rischio incendi boschivi e valanghe. Bisogna dire che Belmaggio, sono le 14:08, Andrea, è ancora a colloquio con i magistrati, sono quasi due ore di interrogatorio, e tutto questo ha portato anche la lunghezza, diciamo il protrarsi dell'interrogatorio dell'ex sindaco De Vico, ha portato ad uno slittamento proprio del calendario di questa mattina, perché alle 12 era previsto anche l'interrogatorio dell'altro indagato, Pierluigi Caputi, all'epoca dei fatti direttore dei lavori pubblici e protezione civile della regione, e Caputi ancora in attesa di essere ascoltato dai magistrati, e dunque si andrà un po' più per le lunghe, si continuerà ovviamente anche nel pomeriggio, e domani ci sarà l'ultima giornata di interrogatori degli indagati per quanto riguarda la tragedia di Rigopiano. Per il momento è tutto dal Tribunale di Pescara, linea che può tornare allo studio. Grazie a Paolo Renzetti, proseguiamo con un'altra notizia di cronaca. Polizia e carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Sulmona hanno eseguito perquisizioni nel comune di Rivisondoli, presso l'hotel Assunta Madre e presso alcune abitazioni. Le ipotesi di reato a carico del sindaco di Rivisondoli, Roberto Ciampaglia, e di altri, tra cui gli amministratori della Royal Immobiliare a lui legati e funzionari del comune, sono quelle di abuso d'ufficio continuato e di violazione edilizia e paesistica in relazione alla realizzazione dell'hotel Relais Assunta Madre, nella quale Ciampaglia, secondo l'ipotesi degli investigatori, ha avuto un ruolo primario sia come sindaco sia come finanziatore e comproprietario attraverso lo schermo di altri soggetti. Le indagini sono condotte direttamente dal procuratore della Repubblica di Sulmona, Giuseppe Bellelli. E ora cambiamo pagina. I dati incoraggianti sul fronte occupazioni in Abruzzo spingono la CISL Abruzzo e Molise ad un cauto ottimismo per l'andamento della ripresa economica nel prossimo anno. Il segretario Malandra chiede alla Regione un impegno forte per l'attuazione in tempi celeri del masterplan per spingere ancora di più PIL e occupazione verso un deciso rialzo. Alfredo Primante. Fare il punto sulla situazione economica e sociale a livello regionale e nazionale, in modo particolare rispetto alla situazione politico-sindacale nazionale ed interregionale, e sull'intesa con il governo sulla legge di stabilità.
La CISL Abruzzo e Molise si è ritrovata a Francavilla al Mare per un consuntivo di fine anno. Il segretario interregionale Leo Malandra esprime un cauto ottimismo rispetto all'andamento dell'economia in Abruzzo, anche sulla base dei dati positivi sull'occupazione nel terzo trimestre del 2016 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, che hanno riportato la nostra regione a livello pre-crisi. È una crescita soprattutto endogena, dovuta proprio alla buona volontà delle imprese del territorio a crescere. Mancano ancora, per dare veramente stabilità a questa crescita, quegli interventi tanto desiderati e tanto in quanto sindacato condivisi con la Regione rispetto agli strumenti di programmazione come il Master Plan, il Patto di Pescara tanto decantato. I dati dell'occupazione sono buoni, almeno nell'ultimo trimestre c'è insomma un outlook positivo secondo voi anche per il 2018? Sicuramente sì, ripeto, oggi siamo arrivati praticamente quasi al livello che avevamo nel 2008, mancano 3.000 unità. Siamo convinti che se partono questi cantieri e queste attuazioni della programmazione, e lo sviluppo riparte seriamente e ci sarà la possibilità di ulteriori occupati e quindi di una crescita consolidata che sicuramente farà bene a tutto l'Abruzzo. La CISL per il 2018 che obiettivi si pone come sindacato? Noi cerchiamo di essere il pungolo della regione con proposte credibili e responsabili proprio per cercare di portare avanti uno sviluppo omogeneo del territorio. Noi abbiamo un territorio a macchia di leopardo, abbiamo grandi realtà, abbiamo un export che funziona, ma contemporaneamente abbiamo ancora situazioni di grande sofferenza. Pensiamo a una cassa integrazione che, a differenza del resto dell'Italia, non scende come nel resto dell'Italia. Noi scendiamo del 3%, il resto dell'Italia scende del 38%. Questo vi fa capire che ci sono ancora situazioni strutturali di crisi importante, per non parlare per esempio di quello che è successo alla Honeywell, che è una cosa veramente incomprensibile e inaccettabile. Per la CISL sarà un 2018 impegnativo anche sul versante nazionale, a partire da grandi questioni come lavoro e pensioni. Nel 2018 occorrerà assolutamente fare una riforma fiscale. Noi abbiamo bisogno di rivedere il sistema fiscale nel nostro Paese per dare sostegno anche alle misure e alle politiche sociali. Poi ovviamente dovremo seguire con molta attenzione l'attuazione di tutti quei provvedimenti che dovranno generare nuovi posti di lavoro. Ammontano ad oltre 49 milioni di euro i fondi per l'edilizia scolastica in arrivo in Regione Abruzzo. I soldi saranno utilizzati in 75 scuole. Vediamo. La cosa che voglio dire è che è frutto di un'istruttoria che ha tenuto da conto la condizione degli edifici oggettivamente, il livello della progettazione disponibile, la quantità della popolazione scolastica. A seguito di questa istruttoria, precisata e prevista dalla legge, è venuta fuori questa straordinaria quantità di risorse finanziarie che, per uno come me che viene dal Novecento, io tutte queste risorse non le ho mai viste, neanche nel Novecento, quando si diceva che non c'era vincolo di bilancio. Adesso c'è, rispetto a questi 49 milioni e mezzo, da attivare progetti, procedure e pareri velocemente per evitare di perdere capacità realizzativa riferita a queste risorse. Accanto a questi 49 milioni e mezzo che riguardano numerosi comuni, siamo davanti a 75 comuni bersaglio di questi finanziamenti. Il 23 a mattina comunicherò un altro elenco importante di comuni finanziati dal CIPE a valere sui fondi della ricostruzione. Ricostruzione riferita al terremoto del 2009. E poi ci sono anche i fondi riguardanti al quarto piano stralcio delle opere pubbliche del terremoto 2016-2017. Insomma, sull'Abruzzo arrivano importanti risorse finanziarie per le quali le strutture amministrative comunali e provinciali devono riprendere l'abitudine ad appaltare coraggiosamente e velocemente per evitare di perdere tempo. Io invito gli amministratori locali e i funzionari a procedere scavalcando la paura, perché se anche ci fosse qualche volta l'errore c'è l'autotutela e la possibilità di correggersi, ma mai e poi mai si può ritenere giusto non fare nulla perché c'è la paura. Io anche questo ho visto nel corso dei mesi.
Ieri il sindaco di Chieti Umberto Di Primio a Roma ha ottenuto lo stanziamento di circa 11 milioni di euro per le opere infrastrutturali della città, lavori che verranno effettuati nel prossimo triennio. È la migliore risposta alle critiche strumentali dell'opposizione, commenta il primo cittadino. Intanto sabato è in programma una manifestazione dell'opposizione contro le scelte politiche della giunta di centrodestra. Riqualificazione di Piazza San Giustino, aumento dei posti auto al terminal, un parco al posto dell'ex scuola media Vincentini che verrà abbattuta. Sono gli interventi di riqualificazione urbana inseriti nel progetto Riqualifica Teate, redatto dall'ufficio tecnico del comune e da un team di professionisti, finanziato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri con oltre 11 milioni di euro. Ieri il sindaco di Chieti Umberto Di Primio a Roma ha firmato la convenzione che dà il via allo stanziamento dei fondi. Nel 2018 partirà la progettazione esecutiva e l'avvio delle procedure di gara. Nel 2019 verranno effettuati i lavori che si concluderanno nel 2020. Soldi che servono soprattutto per rendere una città più smart, cioè rendere la città più intelligente con infrastrutture digitali, con informazioni digitali, con mezzi di trasporto pubblico che sono ecologici. Insomma, questa è la città che certo è stato necessario prima programmare, progettare. Oggi che abbiamo i finanziamenti è arrivato il momento di aprire i cantieri e realizzare le opere. Sono la risposta migliore che io e la mia amministrazione potessimo dare ai ciarlatani della politica che oggi fanno opposizione in Consiglio Comunale, che organizzano cose inutili quando invece ci sarebbe da stringersi tutti insieme per il bene della città. Intanto l'opposizione dà appuntamento a tutti i cittadini teatini che contestano le scelte politiche dell'amministrazione di centrodestra il prossimo 23 dicembre alle 11 in piazza Giambattista Vico. Il corteo si chiamerà Fai un bel regalo di Natale, dimettiti. Invito che il sindaco non raccoglierà, ma che esprime chiaramente il dissenso per l'operato del primo cittadino. Invito lanciato su Facebook dall'altra Chieti e raccolto dai consiglieri comunali di minoranza a seguito dell'ultima polemica sul Natale spento e al risparmio. Per Enrico Raimondi dell'Altra Chieti, se un comune non ha la capacità di programmare risorse per abbellire la città nei periodi festivi, significa che qualcosa non funziona. Presentato oggi a Pescara il sito internet del CRAM, il Consiglio regionale degli abruzzesi nel mondo, e la piattaforma virtuale Piazza Abruzzo per condividere opportunità per gli abruzzesi che vogliono andare all'estero e per gli abruzzesi nel mondo che vogliono restare in contatto con la loro terra d'origine. Paolo Renzetti. Il CRAM Abruzzo si rinnova, assessore Di Matteo, oggi presentazione del nuovo sito internet e della nuova piattaforma. Ma questa è una cosa su cui abbiamo lavorato già negli anni passati, è uno strumento che permette di, quindi una piattaforma che mette nelle condizioni tutti, in tutte le parti del mondo, di dialogare, di informare, di contribuire a dare suggerimenti per le norme che si fanno, conoscere le norme che vengono adottate qui in Abruzzo e suggerirne quelle nuove da tutte le parti del mondo dei nostri abruzzesi. È un fatto veramente molto positivo, ritengo che possa essere anche un veicolo per questioni commerciali e anche per scambi di carattere economico-finanziario. Ritengo che questa iniziativa ponga le basi per un futuro più costruttivo e innovativo del sistema delle associazioni degli abruzzesi nel mondo, che vi ripeto sono 165 nel mondo, per cui non sono poche, e ci permettono, ci offrono una grande opportunità che va sfruttata, che va utilizzata, e questo è uno strumento che ci aiuta a collegarci con loro per utilizzare questa grande opportunità. Grazie al CRAM gli abruzzesi d'Abruzzo, gli abruzzesi che sono nel mondo, sono più vicini. Sicuramente, grazie a questa iniziativa, soprattutto gli abruzzesi che stanno fuori, che sono di più, molti di più di quelli che stanno in Abruzzo, sono nelle condizioni di potersi avvicinare e di potersi sentire vicino alle attività della nostra regione. All'Istituto Mattei è stata celebrata l'edizione numero del 2017 del premio Mario Molino, che offre opportunità importanti attraverso l'alternanza scuola-lavoro ai migliori studenti. Vediamo.
Lorenzo Potalivo e Alessandro Stampone sono i due vincitori dell'edizione 2017 del premio alla memoria del professore e ingegnere Mario Molino, voluto dai familiari e promosso dai Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna e Vasto Ost, in collaborazione con la dirigenza dell'Istituto Tecnico Mattei e la Denso Manufacturing Italia. In un'aula magna gremita di studenti sono stati premiati gli ex allievi, che hanno raccontato la loro esperienza trimestrale maturata all'interno dello stabilimento Denso di San Salvo e come quell'esperienza abbia consentito loro di essere assunti con categorie già al di sopra di quella base alla FCA di Termoli. Scommettere sui ragazzi, sulla loro capacità, equivale a scommettere sul futuro. Questo è il senso del premio, che rispecchia anche l'operato dell'ingegner Mario Molino durante tutta la sua esperienza professionale, incentrata sul profondo amore per l'educazione, per i giovani e per la sua terra, Vasto, nella quale ha contribuito a portare industrie che hanno generato circa 3.000 posti di lavoro. Città che gli ha dedicato una targa, intitolandogli il laboratorio di elettrotecnica dell'Istituto Mattei, lì dove ha insegnato a tanti studenti come avere successo nella propria professione. Ed ora apriamo la pagina dello sport, parliamo di Serie B. Dopo la tregua sancita dall'incontro col presidente Sebastiani avuto domenica sera, il tecnico Zeman continua a dirigere regolarmente gli allenamenti del Pescara. Oggi doppia seduta, Tegora per i biancazzurri nella sessione mattutina, con l'infortunio alla caviglia occorso a Fornasier. Il difensore rischia di saltare la partita di Ascoli al pari di Zampano, che stamani non si è allenato in gruppo. Ieri aveva riportato una contusione alla caviglia. Certa l'assenza di Perrotta, squalificato, dunque difesa ai minimi termini con Crescenzi e Mazzotta terzini, mentre al centro è certo l'impiego di Coda. Ballottaggio poi tra Stendardo e Bovo in caso di forfè, appunto, di Fornasier. Ieri hanno parlato il portiere Pigliacelli e lo stesso Stendardo. Ascoltiamoli. Sì, una vittoria importante, perché venivamo da un periodo non estremamente positivo, quindi la squadra ha risposto bene sul campo facendo una partita attenta, con grande determinazione, con dedizione, e credo che alla fine il risultato sia giusto. A proposito di quello che è accaduto precedentemente alla gara con il Novara, c'è questa diatriba tra il presidente e l'allenatore. Voi come state vivendo questa situazione? Ma noi abbiamo il dovere di allenarci bene, di fare i professionisti come abbiamo sempre fatto, e poi, come ha detto il presidente, dobbiamo remare tutti dalla stessa parte. Credo che la squadra anche ieri lo abbia dimostrato. Poi tutto quello che succede fuori dal campo, noi come calciatori fino a un certo punto possiamo arrivarci, però credo che la risposta da parte della squadra sia stata estremamente positiva. Io mi auguro da qui alla fine di poter dare il mio contributo, ma comunque ringrazio la società per la possibilità che continua a darmi. Zeman cosa ti ha detto da quando sei rientrato nel giro della prima squadra? No, il mister parla poco e si fa capire, quindi assolutamente fra me e il mister c'è un bel rapporto, un rapporto che va al di là dell'aspetto anche tecnico, quindi non c'è nessun problema, assolutamente. Ormai da diverse settimane non sei più il portiere titolare del Pescara. Ti chiedo come stai vivendo questa situazione da titolare a riserva. Bene, succede. Quando giocavo io c'è l'altro portiere, era in panchina, adesso gioca lui, io aspetto il mio momento, quindi tranquillità, facciamo questo sport, questo lavoro, sapendo a cosa andiamo incontro. Non si può, siamo 34-35 e non possiamo giocare tutti. Tutto chiarito con Zeman dopo quanto accaduto ad Empoli? Sì, tutto ok. Chiederai al tuo procuratore, a società, di andare via? Io ho 5 anni di contratto con il Pescara, penso che più di 5 anni non si possono avere di contratto, quindi penso che sto bene qui, poi si vedrà, ma ripeto, con 5 anni di contratto sto bene. Seduta pomeridiana per l'Ascoli al Picchio Village. Giovedì saranno assenti Rossetti e gli ex Mignanelli e Mengoni, oltre che il lungo degente Favilli. Da valutare la possibilità di recupero per D'Urso, Clemenza e Bianchi. Ascoltiamo come i marchigiani si avvicinano al match di giovedì attraverso le parole del vice allenatore Fabio Bazzani, ex biancazzurro nella stagione 2008-2009. Mister, più di una settimana di lavoro, quali sono le sensazioni e come state lavorando con i ragazzi?
Ma le sensazioni sono molto buone, una squadra molto disponibile che secondo noi aveva già comunque una base. È chiaro che è una squadra che ha bisogno di morale, che ha bisogno di fiducia, perché comunque la classifica la sente, però è una squadra che sta tirando fuori il massimo di quello che può dare in questo momento, e questo a noi è quello che ci interessa. Viviamo il quotidiano, vediamo una squadra che vuole tirarsi fuori assolutamente da questa situazione. Credo che insomma anche in queste due partite l'abbia dimostrato, con chiaramente qualche difetto che una squadra che vive questa situazione necessariamente ha. Lei è un ex Pescara, come state preparando questa gara che è una sorta di derby? Loro hanno valori importanti, i giocatori di primo livello hanno anche una situazione un po' particolare, perché ci sono state diverse polemiche tra il mister, i giocatori e il presidente, però ovviamente è una gara che va presa con le molle. Sì, sono d'accordo, va presa molto con le molle. Io domenica sono andato a vedere e insomma confermo, c'è tanta qualità nel Pescara, ci sono giocatori di categoria superiore, uno su tutti Brugman, è un giocatore che per la categoria non c'entra niente. Sì, l'ambiente è particolare, però ripeto, come non ci doveva interessare l'eventuale penalizzazione, cioè i problemi extracalcio dell'Avellino non ci devono interessare neanche questi, perché noi siamo in una situazione che dobbiamo pensare solo a noi stessi e fare il massimo di quello che possiamo fare in questo momento. Fermo restando che di là c'è tanta qualità, soprattutto dal centrocampo in su, però voglio dire, non siamo sicuramente spaventati, vogliamo fare in casa una grande prestazione, vogliamo anche andarci a prendere quello che un po' il destino e qualche piccola ingenuità ci ha tolto in queste due partite. E ora la Serie C, a pochi giorni dall'ultimo impegno di campionato del 2017, il capitano del Teramo Ivan Speranza fa il punto del cammino biancorosso fino a questo momento. Un bilancio di 18 punti in classifica, non proprio esaltante, che è tutto e che è anche frutto di qualche punto lasciato inopinatamente per strada. Agnia Cantagalli. Da giocatore esperto e anche da capitano non credo che tu possa essere soddisfatto di un girone di andata terminato a quota 18 punti. Sicuramente si poteva fare meglio, questo è poco ma sicuro. Ci manca qualche punto che abbiamo lasciato per strada in alcune partite e sicuramente potevamo avere qualche punto in più, questo è poco ma sicuro. Però penso che comunque la squadra, è, come in ogni partita, dà il massimo. Questa è la cosa principale per me e per tutta la squadra, che lottiamo, corriamo su tutti i palloni e cerchiamo comunque di fare il meglio possibile. Purtroppo a volte ci riesce, a volte no, però sicuramente dobbiamo fare meglio in questo giro di ritorno. Sull'1-0 della Reggiana è stato più bravo Altinier a non farsi vedere o l'arbitro ha commesso gli errori? Ma, dal campo sembrava molto evidente, perché comunque io stavo molto, cioè, stavo davanti a lui, avevo la posizione, appena sono saltato diciamo, mi ha spinto, dal campo era molto evidente, poi l'arbitro ha optato per un'altra scelta purtroppo, ma ripeto, al campo era evidentissimo che mi ha spinto, mi ha sbilanciato, facendomi perdere ovviamente il tempo. Si riparte da quella buona mezz'ora del primo tempo per affrontare l'ultimo impegno del 2017, tra l'altro proprio al Bonolis. Sì, sono d'accordissimo, nel senso che abbiamo fatto secondo me un ottimo primo tempo, ho giocato da squadra vera contro un'ottima squadra, la Reggiana, che gioca molto e con giocatori forti. Dobbiamo ripartire da lì e affrontiamo una squadra che sappiamo, un'altra squadra che gioca molto, piace giocare la palla fino alla morte, quindi sappiamo già come è che affrontiamo, avendoli già affrontati in giorno d'andata, e sappiamo bene tutto quello che dobbiamo fare. Esprimi un desiderio per il nuovo anno? Sicuramente, ovviamente, migliorare questa classifica, poco ma sicuro, prima possibile, perché così poi magari possiamo divertirci e magari essere più liberi mentalmente, perché come ho detto altre volte, parecchi ragazzi, ovviamente siamo una squadra giovanissima, magari essendo più tranquilli uno si libera mentalmente, sta molto meglio e rende molto di più. Vuoi fare gli auguri ai tifosi del Teramo? Sì, faccio gli auguri a tutti i tifosi del Teramo di un buon Natale e un felice anno nuovo.
Chiudiamo con la Serie D, l'allenatore pescarese Fabio Montani, il nuovo tecnico della Virtus San Nicolò, l'ex mister di Penne, Renato Curiangolana, Montenero, Silvio e Francavilla, prende il posto di Luca Campanile. A Fabio, che è stato collaboratore della nostra emittente, opinionista, come vediamo da queste immagini della fortunatissima trasmissione della domenica sera all'Abruzzo del Pallone, condotta da Jacopo Forcella, appunto da parte di tutta la redazione di TV6, gli auguri per un buon lavoro affinché ci siano proficui risultati. È tutto dunque per questa prima edizione del TG6, le prossime alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.